Messier 53, o M53 in breve, è un ammasso globulare di stelle che è possibile individuare in queste sere di maggio già con un buon binocolo puntando in direzione sud in prossimità della stella Diadem nella costellazione della chioma di Berenice. Migliaia sono gli astri che compongono questo ammasso, situato nella nostra galassia a circa 60.000 anni luce da noi, caratteristica che lo rende uno dei più distanti in assoluto dalla Terra. Moltissime stelle di M53 sono assai antiche e risalgono agli albori dell'universo. Alcune però sembrano insolitamente giovani. Secondo gli astronomi, potrebbero essere frutto di collisioni tra stelle o fenomeni di cannibalismo stellare che hanno ridato a quegli astri una vera e propria ringiovanita. Lasciamo ora M53 e diamo uno sguardo alle costellazioni che potremo osservare nel cielo di maggio. Verso sud si stagliano le costellazioni della Vergine e più ad ovest del Leone, tra le più estese dello zodiaco. Pur non essendoci molte stelle brillanti in questa regione di cielo, si possono facilmente individuare Regolo nel Leone e Spica nella Vergine. Più in basso ci sono la Bilancia e lo Scorpione. Spostandoci verso est troviamo la costellazione di Bote con la brillante stella Arturo e più in basso la costellazione di Ercole, della Lira e del Cigno, che con il passare dei giorni tende ad anticipare il suo sorgere ed è quindi sempre più visibile nei cieli serali. Verso nord, attorno all'orsa minore, ruotano la giraffa, Cassiopea, Cefeo, il drago, l'orsa maggiore e la lince. Verso ovest, invece, tramontano l'auriga e i gemelli, mentre più alte nel cielo possiamo riconoscere il cancro e l'idra. Riguardo ai pianeti, Mercurio nei primi giorni del mese sorge verso est circa mezz'ora prima del Sole. Con il passare dei giorni il pianeta diviene inosservabile, arrivando alla congiunzione con il Sole il 21 e ritornando visibile a fine mese e alla sera, poco dopo il tramonto verso ovest. Venere continua invece ad essere osservabile tra le prime luci dell'alba, piuttosto basso verso est. Marte è visibile a partire dalle prime ore della sera, verso ovest, dove tramonta prima di mezzanotte. Giove continua ad anticipare il suo sorgere e domina la seconda parte delle notti di maggio verso sud-est, fino a scomparire tra le luci dell'alba verso sud-ovest. Saturno segue il percorso apparente nel cielo di Giove, sorgendo circa 2 ore dopo di esso. Chiudiamo come sempre con le più interessanti congiunzioni tra la Luna, che sarà nuova il 5 e piena il 18, e i pianeti visibili questo mese. Si parte con Marte la sera del 7 maggio. Poi, il 20, in tarda serata, verso sud-est, il nostro satellite naturale si avvicinerà a Giove. Nella notte tra il 22 e il 23, infine, la Luna sarà in congiunzione con Saturno.